Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei due sul server con un'aria viziata. Molto viziata quest'oggi perché anche, abbiamo anche il cherosene tra l'altro. No. È proprio una mistura di odori maledetti. Allora, battaglia locale, battaglia online, giocatore singolo, che dobbiamo fare? Battaglia locale, entra. Ah, oh, che palle! No, ma siamo giusti, sì. No, sì, il mio nome, il tuo nome. No, io sono una donna. Casuale. Torneo Maxi. Maxi? Oh, no, il Maxi era quello. Sì. I noi del passato, siccome è rimasto. Hanno fatto torneo, così, i noi del quindi, passato. Quindi hanno ragione. 12 punti. Prima partita dell'anno a Tricky Towers, si rinizia. Allora, potreste sentire dei fastidi, cioè tipo il rumore dello schermo è un po' troppo forte perché non siamo riusciti ad abbassare il volume. E anche una macchina. Che cazzo è questo? Ah, questo è questo, ok. Però che palle. Cosa che palle? Madonna, io... Non escono i pezzi che mi piacciono. Non escono mai i pezzi che mi piacciono. Che palle. Sappi che sono agguerritissimo quest'oggi. Ah sì? Come sì. Mai? Ho voglia di rivincita, l'ultima volta hai vinto tu. Sì. No, sì, un cazzo. No, dico, sì, è vero, ho vinto io l'ultima volta. Stavo rafforzando semplicemente la tua tesi. Porca di una puttana, però. Hai vinto ma non te lo meritavi, come al solito, tra parentesi. Il Cristo Re! Oh, iniziamo molto bene, madonna che... Ti devo stuprare nell'animo, guarda. No, stai giocando molto bene, in effetti. Contrariamente a quello che mi potevo aspettare. Che in genere Redez, quando ha voglia di rivincita, scappella molto. Invece quest'oggi ha deciso che... È che... Sono no! Delle... Ha già finito! Purtroppo t'ho sì. Devastato, t'ho devastato. Non ho calcolato bene lo spazio dell'ultimo cazzo in cui. T'ho devastato a sto giro. Hai sfruttato finito. Molto bene quel pezzo lungo perché ti sei allungato sulla ho destra. Ho finito. Panamore di Dio! Quante ne ho messo? 2600! Ah, però 12 ne avevi fatti. Sì, sì, era ordinata la mia composizione. Ma però, bravo, bravo. Pensavo peggio, invece no. No, ma l'avrei messo anche di più, ma mi è capitato un pezzo veramente stronzo. Che dobbiamo fare qua? Arrivare sopra. Ah, quei cuoricini. No, i cuoricini non mi piacciono. Perché i cuoricini non ti perché piacciono? Perché i pezzi sono diversi? È casuale questo. Da me a te? Sì. Vabbè, puoi accampare molte scuse così. Oh, non mi piace che i pezzi siano fottutamente casuali. Tu sei il dio della casualità. Senti, sei nella mitologia greca. Stai zitto perché stai esagerando. C'è il re Dezus nella mitologia greca, che è il dio del cazzo di cane. Cioè, tutte le cose accadono per un motivo che non si capisce. Stai zitto perché stai esagerando anche tu a Pego. Non so se te ne rendi conto. No. Zeus lanciava i fulmini. Re Dezus... A volte lancia un mestolo, a volte lancia... No! La puttana di mammita. Io sto cercando di metterti in difficoltà. Ho sbagliato pulsante. Ma non sapevo che ho sbagliato pulsante. Come fai a sbagliare pulsante? Dovevo mandarti una cosa a te, invece mi sono cancellato un pezzo. Diratati, debbia. No, porca di una puttana maledetta. Mi ho fatto una cazzata. Mi ho proprio fatto una cazzata. Devo fare questa cosa. No, che culo. Madonna. No! Merda. Hai perso una vita, non ti preoccupare. Perdonati, Mario. Che cos'è quello? Hanno aggiunto una cosa che non conosco e adesso te la mando. Cos'è? Ma che fastidio. Ma è bellissima! Oh. Ma ti toglie una vita perché te la buttano fuori gli esserini cattivi! Ma che palle! È nuovo! No! Perché mi ha fatto... No, dai! Ho perso. Sono bellissimi gli ometti! Ma che palle! Gli ometti cattivi! È bruttissima quella cosa! È bruttissima! Gli ometti cattivi che ti buttano il pezzo! Possono toglierti magari un pezzo molto importante! La fregna delle loro mamme possono togliere anche. Rompicapo normale. Normale. Attenzione, che qui non mi piace come hanno disposto i blocchi a sto giro. Sono aleatori. Credo che lo metterò qui.
credo che lo metterò qui. Credo che non me lo metterò in culo questo. Dove lo metto? Le domande esistenziali di Tricky Towers. Dove lo metto? Chi prenderà in cura? Dai, ho sbagliato. Però avete rotto i coglioni. Voi e i pezzi. Vabbè, questo è un cazzo di dog. Questo lo metto qua. Abbiamo un potere che nessuno dei due sta sfruttando, eh. Mi sto rischiando tutto, te lo dico. Rischiando la mia vita. Sì! Cristi! Già è finito! Ma mi rendi la vita troppo semplice, però. Porca troia. Cioè, ti sto devastando. Mi stai facendo il culo a strisce, ma... questo dove lo metto? Vabbè, hai finito. Però no... Però ne hai messi, eh. No, li ho messi, a metterli li ho messi, non è quello. 12, guardalo là. Guarda che... Non so come cazzo tu abbia fatto a ficcarla quella cosa là, ma... Sopravvivenza aggressiva. Allora, perché aggressiva? No, è facile, 32 pezzi. 32 pezzi si arriva facile alla fine. 2... 3... Oh, comunque il mio potere preferito è ufficialmente l'edera. Poco da fa. Il mio potere preferito è appena arrivato e si chiama Ometti Cattivissimi. Mi piacciono un sacco gli ometti cattivi, mi rispecchiano molto. Sì, perché fanno tutto loro, lui non deve fare niente, è il coniglio praticamente. Oh, magari butta fuori un pezzo che non ti serve. Cioè, è casuale. Ecco perché ti piace. Mi piacciono le cose casuali. No. No, grazie, fermo. Sì. Ma perché si appoggia in quella maniera del signore? Devo provare a fare una cosa. Ok, madonna ragazzi. Sto sfruttando bene. Tu non hai idea. Tu non hai idea di quello che sto facendo. Sto a vedere, ma è molto disordinata la tua... Guarda che adesso mi poggia quella e non si sposta. Basta. Mi sono rifatto un... Oh. Una piattaforma di quelle violentissime. No, no. Sto lavorando in modo molto ordinato invece. Classico. Classico. Tanto sopra stanno a fare i botti di San Sebastiano. Sì, infatti non so che cazzo stanno facendo al piano di sopra, ma sono molesti da morire. Attenzione. Wow, wow. 5 pezzi? Ma me ne mancano 3 a te. No! Non mi avrai mai. No! E poi mai. Vaffanculo, perché no? No, per un secondo. Che cazzo di schifo. Dalla mia torre alla fine. Io ho lavorato molto meglio, sculato di merda. Vabbè, ha vinto tutte le gare quest'oggi Redez. Noi ci vediamo alla prossima partita, nella quale cercherò di recuperare, ma con questo mal di testa sarà difficile.